I finanzieri del comando provinciale di Crotone hanno indagato il titolare di un'impresa boschiva ed il dipendente di un locale laboratorio di analisi per contraffazione e frode in commercio. In particolare, le Fiamme Gialle, su disposizione del GIP del Tribunale di Crotone, ha accolto la richiesta della Procura. Hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 75 tonnellate di pellet. L'attività del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone si è avvalso del contributo specialistico dei militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha rilevato come un titolare di un'azienda del crotonese abbia commercializzato il pellet utilizzando indebitamente un noto marchio di certificazione europea, un sinonimo di garanzia di qualità per il consumatore finale, ed indicando sulle confezioni valori rappresentativi del cosiddetto potere calorifico, notevolmente superiori a quelli reali, utilizzando a tal fine certificazioni chimiche appositamente rilasciate, rendendo così il prodotto più appetibile per i consumatori. Nel corso dell'operazione eseguita nell'impresa ed estesa anche ai rivenditori presenti nelle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza, sono state sequestrate circa 75 tonnellate di pellet, confezionate in sacchi di plastica riportanti l'indicazione di un potere calorifiche, pronte così per essere riempite del pellet sequestrato, su alcune delle quali c'era anche il marchio di certificazione di indicazione fraudolente.